Start, 2, 1, boost to ignition, and liftoff. Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay It. Oggi siamo su Contra Operation Galuga o Galuga, non so come volete pronunciarlo. È un gioco che mi è stato gentilmente offerto da Konami per portarvelo insomma in video ed è quello che sembrerebbe, perché la serie Contra è una serie di vecchissima data. Costa non poco, perché costa 35 euro su Steam, è giocabile da soli o schermo condiviso, ma anche online usando lo Steam Remote Play. Bisogna avere una buona connessione, niente di esagerato, e streamate il gioco a un vostro amico che condivide con voi lo schermo, anzi dovrebbe dividersi anche a metà lo schermo, credo. Abbiamo varie modalità, la storia, l'arcade, la sfida, il negozio delle abilità dove possiamo andare ad acquistare varie cose, invulnerabile per i vari personaggi, piuttosto che iniziare un livello con una determinata arma. Lo andiamo a provare subito perché mi ricorda molto Metal Slug, ne parlano piuttosto bene. Pericolosità, qua possiamo scegliere una barra salute che varia secondo il personaggio scelto. Qua invece perde una vita. Ok, si può scegliere una modalità, noi facciamo questa. Seleziona personaggio, abbiamo uno dei due. Molto giapponeseggianti, questo più da... mi ricorda uno Street Fighter, ma io scelgo questo. Pronti, iniziamo e vediamo. Dovrò provarlo anche in Remote Play. Vediamo come è fatta anche la storia. Ok, vedo che ci sono elementi fantasy, come questo cubo fluttuante. Ok. E questi sono invece... questo mi ricorda invece un po' Broforce, l'elicottero sull'isola. Vediamo. Ripassiamo i dettagli della missione. Come sapete, un gruppo terroristico chiamato Red Falcon sta sferrando attacchi mirati in tutto il mondo. Abbiamo avuto conferma che si sono insediati sull'isola principale di Galuga, in seguito alla caduta di meteoriti avvenuta all'inizio di quest'anno. La Federazione ha inviato immediatamente l'esercito GX, che era nelle vicinanze, per svolgere esercitazioni militari. Sembrava che stessero facendo progressi, ma 3 giorni fa abbiamo perso ogni contatto. Classico. Stai scherzando? Il Gen 10 è l'unità più forte dell'esercito della Federazione. È impossibile che degli estremisti novellini li abbiano fatti fuori. Qua siamo noi a parlare. Non è ancora stato confermato, ma prepariamoci al peggio. A quanto pare la Red Falcon è più potente di quanto pensassimo. Il gioco cambierà comunque come gameplay andando avanti, perché si sbloccheranno altri personaggi. A proposito, la nostra divisione scientifica ha informazioni preoccupanti. Dottor Drake? La rete interstellare della Federazione ha rilevato un'anomalia gravitazionale. C'è qualcosa sulla Terra che emette onde gravitazionali così potenti da girare attorno al pianeta. Ok. Coordinate corrispondono esattamente all'arcipelago di Galuga o Galuga, non lo so. Ci dà motivo di sospettare che la Red Falcon stia progettando armi gravitazionali. La Federazione le ha vietate decenni fa. Esatto, Lance. Non possiamo rischiare che un potere distruttivo di quella portata finisca nelle mani sbagliate. Va bene. Va bene, va bene. Bill, Lance, vista la situazione immagino che sia chiaro perché la Federazione abbia arruolato l'unità contro EMC. EMC. Il nostro obiettivo prima... va bene. Trova segnalato lo stato attuale. Va bene, dai, iniziamo che... offerta. Un nascondiglio isolato dei super soldati scomparsi, un'arma apocalittica. Che straccio di venerdì. Va bene, graficamente carino. Bellino. Che è un mix di 2D, 2.5D. Ma sono fratelli, bene. Ok, ma lui non c'è. C'è solo questo. Ok, il salto è con la giravolta. Prendi un po' di tempo per esercitarti e muoverti. Questo si spara. Qua facciamo lo scatto. Ah, lo scatto sono i due tasti. Ok, sto giocando col pad ovviamente, come si conviene per ogni gioco di questo tipo. C'è il doppio salto. E noi abbiamo scelto di non perdere una vita come capitava su Metal Slug, ma abbiamo la barra della salute. Si può sparare anche in diagonale, che è molto comodo. E anche a terra. Bellino che lui ha riparato dietro la roccia. Menghia, Johnny. Ok.
Non so se ho corpo a corpo. Ah, puoi tenere premuto RT. Perché non è un twin stick shooter, cioè nel senso non possiamo. Non ho lo stick destro. Però dice RT. Qua posso shiftare i due cosi con i tasti sopra. Ah, tenendo premuto mi fa questo movimento che è molto sensibile. Infatti col pad diventa tutto molto più preciso. E questo cambia tutto perché comunque. Bene, non ho ben capito se siano illimitati o meno. Devo ricordarmi. È un po' scomodo da usare una volta che avete già preso l'arma in mano. Abbiamo accesso alla rete di consegna delle armi, manderemo spesso dei rifornimenti. Perfetto. Oddio, ho perso una vita. Però usando questo io lo miro esattamente dov'è. Ok, non è comodissimo. Però non è che ci sia molta altra alternativa. Non fa alla Metal Slug il colpo col coltello quando gli andiamo vicino, da quello che ho notato, ma non è Metal Slug, non c'entra una fava con. Eccolo là, il nostro fratello che va avanti anche lui e arriva insieme a noi. Ho preso questo. Che cos'è? Il nostro elicottero sta precipitando. Eccolo lì. Ah, posso passare da una modalità all'altra. Ho preso anche. Allora, io avevo questo. Posso passare alla modalità C, che è questa. Che è un'arma scoppiettante. Puoi pugnare l'arma secondaria e alternare con. Ok. Praticamente è una modalità di fuoco. E lì ce n'è un'altra. Quindi prendo quella che mi ispira meno, che è questa. Prendo questa. Ok, L. No, è uguale, non cambia niente. C. Ah, ok. Questa qua continuavo a riprenderla perché rimane a terra. Questa lancia tipo dei phaser. È carina questa. E non sono messo benissimo. Sono quasi morto. Mi resta una vita sola. Adesso vediamo se riesco a finire questo. Ok, è cambiata anche la luce qua. È un po' più scuro. Quello lì non la racconta. Ok, bellino. Qua si aprirà questo. Questo F magari mi fa pensare a una fiamma, infatti. Bello questo. Ma sarà illimitato? Così pare. Vado avanti così. Ok. Come fosse una spada. Ok, molto bene. Si sono distrutti tutti. Sono morto. E ho perso l'arma. Sì, l'arma aveva un esaurimento perché è finita. Adesso. Overload. Ok. Tieni premuto LT per sacrificare l'arma che hai in mano e sferrare un attacco potente. Ok. Ok, no, ma non ho intenzione di farlo. Anzi, magari lo proviamo. Sull'altra arma, questa. Tengo premuto LT. Ah, me la sta caricando. Ho fatto un sovraccarico, quindi sono invincibile. Ok, ho questa bolla di invincibilità. Deve essere divertentissimo giocato in due. Poi H. Okay. Ah, questi qua sono i tiri, i colpi che inseguono. Infatti sta inseguendo il tizio. Ok. No, c'è da dire una cosa, il gioco di per sé è anche divertente e fa ampio uso di quelle che sono le. Ah, mi sono appeso. Di quelle che sono le chiamo usanze giapponesi di tizi volanti con tute tecnologiche, esplosioni, mezzi corazzati. Non credo sia un gioco per tutti questo, ma non perché sia particolarmente difficile, ma perché comunque dovete amare i shooter di questo tipo e soprattutto, ho mollato l'altra arma che mi piaceva, ma va bene, ma soprattutto per il prezzo, perché comunque non.
non costa poco. Poi magari lo trovate scontato sui siti, perché mi pare che sia già un po' scontato, una decina di euro si risparmia sui siti, però questo non vuol dire assolutamente che è brutto. Però essendo il genere un po' particolare, un po' di nicchia, ma non è neanche tanto di nicchia, è più un discorso di un gioco del genere, quando ero piccolo sarebbe andato tantissimo nei cabinati. Ma quanto è lunga sta M? S? Questo è bello. Mi piace. Ci sarà il boss. Sicuro. Voglio sovraccaricarla. Ok, infatti l'ho sovraccaricata. E adesso ce n'è un'altra di là. Ah, ok, ho una protezione. Ok, ce l'ho fatta. Bene, molto bene. E cos'è questo? Devo sparare cercando di colpire il nucleo. Non sono morto. No, vediamo se ce la faccio con... che fastidio, devo abbattere questi. Carina come cosa. Cioè... può essere molto, molto, molto sfidante. No, il senso di questi giochi, a parte l'essere appassionati di questi generi, il bello è proprio giocarlo in compagnia locale, quindi con amici, e cercare di battere il gioco, non come ho fatto io, dove sono morto. Ci sono 8 livelli da fare, da quello che ho visto. Esci. Vediamo un attimino le altre cose. Non voglio adesso... modalità arcade. Ricevi crediti alla fine della partita in base alle tue prestazioni, superando fasi più fasi consecutive i crediti aumentano. Ok, la modalità sfide invece, ok, praticamente finisci il livello il prima possibile. Sono le varie sfide che si possono fare, completarlo con un'arma specifica, una corsa a ostacoli, vediamo com'è questa sfida qui. Ho perso. Vabbè. Non so se c'è una leaderboard, ma non mi pare di averla vista. Però c'è un negozio abilità che però non abbiamo dei crediti, quindi possiamo andare già a comprare delle cose. Invulnerabile mentre esegui uno scatto solo per Bill. Questo è bellino. Lo scatto non l'ho mai usato in realtà, ma potrebbe essere un bel perk da usare. Ce ne sono tante ancora bloccate. Che un po' ce ne sono bloccate. E niente, fatemi sapere cosa ne pensate di questo gioco. Questo è Contra, Operation Galuga. Fatemi sapere, alla prossima e ciao ciao.